tema di oggi, nutrirsi meglio per nutrirsi tutti. Siamo in compagnia del magnifico rettore dell'Università La Sapienza di Roma, Eugenio Gaudio, per parlare proprio di questo argomento. Tra l'altro lei già in passato si è dimostrato sensibile a questo argomento e a questo tema. Cominciamo a raccontare i nostri ragazzi, i ragazzi di oggi, dal punto di vista del regime alimentare. Ma purtroppo i ragazzi di oggi, da quelli statunitensi a quelli europei, sono soggetti a quella che viene definita una vera e propria epidemia di sovrappeso e obesità. È cambiato lo stile di vita, i ragazzi si muovono sempre meno, giocano meno per le strade, stanno sempre più seduti in casa davanti ai personal computer o con gli smartphone. E l'alimentazione è cambiata, c'è meno verdura, meno frutta, di fatto molti alimenti raffinati, zucchero, sale, che sono due veri e propri veleni se non usati in maniera, diciamo, appropriata. E ecco che abbiamo, ripeto, una crescita esponenziale dei bambini sovrappesi e obesi, che in Europa sono arrivati a una media del 20%, con punte del 40% nell'Europa meridionale, fra cui il meridione d'Italia, e un 10% a livello dell'Europa settentrionale. Ecco che quindi è un problema che ci dobbiamo porre in maniera molto seria, perché il rischio è che questi bambini abbiano per la prima volta rispetto al passato non un aumento come è stato nell'ultimo secolo, ma una diminuzione dell'aspettativa di vita. Ecco, e questi sono numeri che ci allarmano per molti versi. Allora, secondo lei da dove bisogna cominciare? Cioè la famiglia, il primo nucleo responsabile dell'educazione, poi la scuola, l'ateneo. Che cosa possiamo fare effettivamente? Ma come tutti i problemi di così larga scala, è un problema culturale, quindi dobbiamo agire a livello della famiglia, ma io penso anche e soprattutto a livello della scuola. Io penso che a scuola sia necessaria una vera e propria educazione scientifica alimentare che faccia capire ai bambini quali sono le basi di un'alimentazione sana. Secondo è di reintrodurre e potenziare le scienze del movimento, quella che una volta era l'educazione fisica, che è sempre più importante. E se non ci si muove sufficientemente, quella grande macchina che è il sistema muscolare di cui l'uomo è dotato, e che è impegnativo, sono 30-40 kg per ogni soggetto di muscolatura, e non viene esercitato, non consuma, e abbiamo quindi non solo problemi locomotori e scheletrici che poi si accentueranno con l'età, con l'avanzare dell'età, ma anche un squilibrio fra quanto si ingerisce in termini calorici, in termini anche di qualità delle calorie, e quanto si consuma, dando incontro a una vita sedentaria rispetto a una vita più attiva. Quindi dobbiamo agire su questi due punti. Che mi sembrano fondamentali. Mi spiega come nel paese per eccellenza della dieta mediterranea ancora accadano queste cose, quindi è proprio come ha detto lei prima, un problema culturale di coscienza. Beh, ci sono delle cose evidenti, le bevande zuccherate, dalla Coca-Cola all'aranciata e così via, gli snack ricchi di amidi e di grassi, le merendine ricche di zuccheri e di grassi, un'alimentazione sana basata su frutta, verdura, pesce, carni bianche ed anche la quantità giusta di cereali, con la pasta per esempio, ecco, che è la vera dieta mediterranea, quella che dobbiamo perseguire, che è una garanzia di salute per, non solo per i giovani ma anche per gli adulti. Noi la ringraziamo per l'estrema chiarezza. Grazie.